Nella giunta di ieri abbiamo deliberato diverse iniziative a favore della collettività di Coglio al Metauro, per far fronte alle tante difficoltà che si sono create a causa di questa crisi sanitaria. Innanzitutto abbiamo stabilito che saranno rimborsati e/o accreditati sulla prossima annualità le cifre già pagate per il trasporto scolastico e per le mense scolastiche. Poi uscirà un bando al quale potranno far richiesta tutte quelle attività e quegli esercenti che, essendo stati chiusi in questo periodo, continueranno ovviamente a dover pagare Tari, IMU o affitti, ma in questo caso potranno richiedere un rimborso alla quale, nel limite del possibile, l'amministrazione comunale si farà carico di rimborsare una parte, ovviamente riferita al periodo per il quale queste attività sono state chiuse. E ultima cosa, credo forse la più significativa, tutte quelle attività che stanno riaprendo e riapriranno da qui ai prossimi giorni, alle prossime settimane, e che a causa dei distanziamenti dovuti alle nuove normative di attenzione e prudenza non avranno più gli spazi idonei sufficienti per poter svolgere al meglio le loro attività, potranno richiedere all'amministrazione comunale l'utilizzo di spazi pubblici esterni, laddove ovviamente sarà possibile e saranno disponibili, e l'amministrazione comunale eccezionalmente fino al mese di settembre concederà gratuitamente l'occupazione di questi spazi pubblici per posizionare tavoli, sedie o esposizioni di prodotti, a seconda ovviamente delle richieste che arriveranno e della possibilità di poterlo realizzare nella piena sicurezza del movimento poi di traffico e della viabilità stradale e quant'altro. Stiamo facendo insomma di tutto per cercare di agevolare nel miglior modo possibile e nel più breve tempo possibile la ripartenza economica di tutte le attività nel nostro comune.